Noi abbiamo questa, ok. Rieccoci tornati in diretta per la terza parte delle nostre trasmissioni serali. Una buona sera a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta sulle pagine social di Trieste Caffè e del FVG Caffè, ed una buona sera anche a tutti coloro che ci stanno guardando in replica sul nostro canale YouTube. Terza parte della trasmissione dedicata all'enogastronomia d'eccellenza, alle grandi iniziative appunto dedicate al buon cibo e al buon bere. Con noi abbiamo appunto due amici che ci vengono a raccontare una bella esperienza di un bel evento che accadrà appunto venerdì. Con noi per la prima volta in diretta in studio, perché abbiamo già avuto un'altra settimana in collegamento con i nostri inviati, Federico De Rossi, in questo momento in regia, Luca Antonini di Creativa. Benvenuto Luca. Ciao ragazzi, buonasera. E diamo bentornato a un amico di Trieste Caffè, insomma, che ogni volta vediamo una versione diversa. Mi cambio con le maschere. Esatto, va sempre bene, lo metti in qualsiasi un forma. evergreen, dove te lo metti sta, va In bene, questo dai. caso come docet, Ciao, buonasera. Max Tramontini, Max benvenuto Tramontini, Max. eccomi qua. Luca, prima di iniziare vorrei fare un piccolo passo indietro. Un'iniziativa importante che è avvenuta sabato a Lilton, che ci ha visto sia Creativa che Trieste Caffè, entrambi media partner, quindi uniti i due media partner su una bellissima iniziativa dedicata alla beneficenza. Grande successo. Grande successo. Dei Leo Club, che sì, salutiamo. bravissimi ragazzi. Abbiamo seguito con entusiasmo l'evento. Siamo arrivati fino alla fine. Siamo arrivati, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di cose serie e poi abbiamo fatto quattro salti con loro. È stata un'iniziativa interessante, è stata ben organizzata e con un seguito importante. C'era tanta, tanta gente. Era sold out diversi giorni prima dell'evento e soprattutto era un evento dedicato alla beneficenza, per cui insomma è assolutamente giusto nominare questo evento, per quando tanti ragazzi si mettono insieme e donano del loro tempo per creare gli eventi a scopi benefici. Assolutamente va per Protection for Kids, peraltro un'importante associazione a livello mondiale. Siamo ben contenti anche noi di essere stati coinvolti come partner. Luca, ovviamente Creativa non si ferma sabato questo, ma già meno di una settimana dopo, venerdì. venerdì, quindi meno di una settimana dopo, venerdì 6 giorni dopo, da Italy torna una delle kermesse più amate in assoluto. Esattamente, Itinerando. Itinerando che in realtà cambia nome, ha cambiato nome a Taste of Italy, si chiamerà, vi spiegheremo dopo, insomma, Introdotto? è un Il gusto d'Italia, il gusto gusto d'Italy, dai, italiano. ecco, il gusto di Italy in realtà. Ecco, loro volevano un nome più identificativo perché è stato scelto da Italia, ha deciso di replicare il format che era nato a Trieste con Creativa Italy e Docet, di replicarlo in tutti gli Italy d'Italia. Quindi contemporaneamente venerdì ci sarà un altro itinerando, o meglio, un altro a Taste of Italy a Torino. E poi tra qualche settimana anche a Milano. Beh, insomma, per voi deve essere una grande soddisfazione il fatto che un format nato a Trieste, nell'estremo nord-est, abbia avuto un tale successo che poi Esattamente. state, tra virgolette, contaminando in senso positivo tutta l'Italia. Giusto. Itinerando è un percorso enogastronomico che è nato con l'aggiunta della componente intrattenimento musicale. Non so se vi ricordate gli aperitivi che facevamo nel Dehors di Italy, i martedì C'era anche italiani. una volta tutto in bianco, se non sbaglio. Bravissimo. Esatto. Era un anno particolare, era il 2021. Federico già pronto. È già in tema, bianco, è già tema, in Federico. Era il 2021, quindi stavamo uscendo dal Covid ed era un periodo particolare in cui proprio c'era questa esigenza, questa necessità della gente di tornare a vivere. Di aggregarsi e con il diciamo che post-Covid sono cambiate tante tante regole, anche il modo di Dinamica, affrontare, sì. anche, ecco, esatto, diverse dinamiche, il modo di affrontare le serate è cambiato e quindi ci siamo adeguati un po' a quello. Siamo ripartiti con questo aperitivo che è stato un gran successo. Credo anche tu sia stato, abbia Assolutamente, ci posso partecipato. Ecco, testimoniare. tanti triestini hanno partecipato. Alla fine di quell'estate, l'allora direttore Gioacchini decise di continuare questa collaborazione con Creativa e ci chiese di sviluppare un format che diciamo
valorizzasse i punti di forza di Italy, no? E quindi cibo, bere e la location stessa, una location magnifica. Per cui decidemmo di coinvolgere anche Docet e sviluppare un format appunto che desse la possibilità di vivere quegli spazi in modo alternativo, no? Perché insomma sappiamo che Italy è un marchio ben noto ai turisti e sappiamo anche che il Triestino fino ad allora viveva quegli spazi come un supermercato di medio-alto livello, e, oppure per seguire corsi di cucina o per semplici caffettini, beh, sì, mattutini, no, pomeridiani, insomma, godendosi il panorama della vetrata. Bravissimo, no? Chi non è stato dentro quel posto davanti a quella vetrata o per caffè di business o per caffè di piacere, diciamo. E quindi Italy non era mai stata vissuta come una realtà che faceva intrattenimento, quindi noi abbiamo aggiunto questa componente qua. È nato Itinerando, il nome stesso ovviamente giustifica, descrive un po' il format, e siamo entrati in Italy nella struttura, abbiamo dislocato sui tre piani diversi stand per il mangiare e il bere, e ci abbiamo messo poi i DJ sotto nella vetrata per dare la possibilità alla gente di ascoltare musica, fare quattro salti. Sì, dopo aver mangiato giustamente bisogna un po' smaltire. Esatto, bravo. E quindi come funziona Itinerando? Si paga un biglietto d'ingresso, si acquista un biglietto d'ingresso, anzi ci sono ancora dei biglietti. Esatto, li prendete sul sito di Italy. E con questo biglietto d'ingresso si accede ad Italy e poi una volta entrati c'è la possibilità di muoversi all'interno della struttura, quindi girare i vari stand. Nel biglietto sono incluse in questo specifico Itinerando 11 postazioni cibo. Cioè, difficile, non si muore di fame, non si muore di fame, e sei postazioni con sei produttori diversi tra vino e birra, e poi tre postazioni per gli spirits. Grande ospite, insomma, che ha sempre supportato l'iniziativa dal primo Itinerando e continua a farlo, Nonino. E poi c'è la parte appunto musicale, ci sono Giacomo Bobicchio e Federico Cozzi che suoneranno. L'evento comincia alle 19:30, finisce all'1. Quindi dall'aperitivo, cena e after colazione dopo, tempo quasi di digerire, no? Max, Luca ha parlato ovviamente di enogastronomia, anche postazioni vini, ovviamente non potevano essere coinvolti. Parliamo di Eno, eccomi qua. Ovviamente Docet non potevano essere coinvolti. Certo, abbiamo abbracciato immediatamente questa proposta per come facciamo noi sempre, promozione territoriale, no? Quindi promuoviamo il vino, i produttori dai più piccoli ai più grandi, ma sempre produttori di eccellenze italiane, e per quello che riguarda più da vicino Italy e Trieste e del Friuli Venezia Giulia. In questo caso c'è un innesto nuovo, nel senso che è già piena la degustazione, ma va bene, noi la spieghiamo lo stesso. Chi ha acquistato il biglietto per Itinerando poteva prenotarsi a una degustazione guidata a inizio serata con la Cantina Luisa nell'enoteca di Italy, curata da Docet con il nostro sommelier, per cui c'è anche questa cosa in più per chi è arrivato prima ed è riuscito ad acquistare il biglietto e prenotarsi. Ecco, quindi questo è un esperimento che facciamo questa volta per promuovere una realtà territoriale come la Cantina Luisa di Mariano del Friuli, quindi parliamo insomma, a qualche decina di chilometri da Trieste, quindi Friuli Venezia Giulia, un'eccellenza. E Docet, che va sempre a braccetto un po' con le degustazioni, come tu ben sai, siamo un po' sempre presenti in tutti gli eventi enogastronomici dove Creativa assieme a Creativa. Come vengono scelti i vini?
che verranno proposti? Ma le aziende li beve e dopo... No, scherzo. Ma no, diciamo che la proposta viene fatta alle aziende che possiamo selezionare noi o direttamente Italy, e le aziende che hanno piacere di partecipare a questo evento. Faccio l'esempio, con la Cantina Luisa abbiamo raggiunto un... cioè, ci siamo conosciuti, hanno deciso di partecipare all'evento, abbiamo proposto anche la degustazione e lì abbiamo scelto i tre vini che andranno in degustazione, li hanno scelti loro, ne abbiamo parlato con l'enologo dell'azienda per scegliere i prodotti che secondo loro e secondo noi sono i migliori per quella serata di venerdì. E invece Luca, i corner come vengono decisi? Diciamo la parte culinaria viene studiata a tavolino, cosa proporre? Date massima libertà ai espositori? No, questa è una scelta che è stata fatta di comune accordo con l'organizzazione, con Italy, quella di coinvolgere anche attività esterne, quindi attività locali, esercizi, ristoranti triestini di qualità, e per cui ogni itinerando scegliamo delle attività da integrare. Questa volta abbiamo scelto Osteria Casa Pepe, Magna Bistrò, Trattoria Sorrentino e Trancio e Maritani. E per i dolcetti, fuori dolcetti. Esatto, Maritani. E poi la collocazione è decisa un po' da Italy, e in base si cerca di creare un flusso, no? Senza però dare delle regole. Massima libertà. Se vuoi cominciare dal dolce e finire col dolce comunque, cioè, il dolce del giorno. Lo puoi fare. Ecco. E il target di riferimento di questo tipo di manifestazione qual è? E dopo diverse edizioni avete un po' capito a chi vi riferite, oppure in realtà è una manifestazione in cui vanno un po' tutti? Questo un po' tutti. L'appassionato, no, l'appassionato del food e del wine abbraccia un po' tutti. Il divertimento, anche perché è un orario interessante, perché finisce a l'una. Quindi se poi uno vuole tirar tardi, può tirar tardi. Io vado a dormire, o mi sono fatto la serata, quindi diciamo che abbracci un po'... una bella forbice ampia, non giovani sicuramente, esatto. Ma diciamo dai 30 ai 50, mettiamola così. Ma quando siete partiti, quindi che sono ancora dentro per poco, piccolo spoiler. Ma quando siete partiti con la prima edizione, vi aspettavate un successo simile? No, assolutamente. Allora, sì per l'idea, no per il risultato immediato. Perché diciamo che ci sono stati tanti sold out uno dietro l'altro, per cui già i primi 100 biglietti che metti in vendita, no? Un po' in prevendita a un costo un po' minore, vanno via in due giorni, per cui il risultato è sempre bello e soddisfacente per Italy e per noi che promuoviamo comunque il territorio e abbiamo piacere del successo di queste iniziative. Come procede con Docet? Ma Docet va sempre bene. Adesso cominciamo la prossima settimana con l'associazione il corso di avvicinamento al vino e poi ci fermiamo per l'estate. E quindi cominciamo lunedì da OM in Piazza della Borsa, che ci ospita, e con il solito nostro format di gran successo, ecco, del corso di avvicinamento. E poi ci sono tante degustazioni in giro, quindi io invito sempre tutti a girare, a degustare in tutte le manifestazioni che ci sono anche a Trieste di vino, Mediterranum alcune settimane fa, vedi Amber Wine a fine maggio, bisogna approfittare. Come sarà questa seconda parte primavera per Creativa? ricca di eventi, adesso non possiamo ancora spoilerare, però il primo maggio abbiamo un... Questo qua l'avete già pubblicizzato, si può dire. Bravissimo. Brunch. Ah, sei informatissimo. Abbiamo il brunch in Trattoria Sorrentino. Parte alle 11, se non sbaglio. Parte alle 11, esatto. Beh, studio, Bravo. Se non sbaglio, è stato tutto. Già la cartelletta. La cartelletta apposta. E quindi sì, ricominciamo praticamente con il brunch da Sorrentino, che andrà avanti con aperitivo fino alle 8. Là ci sarà live, DJ set
è un ricco brunch. Un ricco tre pagine di brunch. Hai visto quante cose? Addirittura la griglia abbiamo messo. Sì. Esagerati? Sì, abbiamo esagerato. Questo grazie a Sorrentino, bisogna dire. È sua la parte food. È sua la griglia. È sua la griglia, esatto. E poi abbiamo tantissimi altri eventi che vi sveleremo nel corso delle settimane, ma sicuramente abbiamo delle collaborazioni con il Mitilus per tutta l'estate. Con Muggia. Italy, sì. Muggia, con Italy, anche per l'estivo si sta pensando di quindi ritornare. Anche per chi vuole rimanere più in centro, quindi insomma sì, esatto. E poi c'è queste voci che parlano di Sticco, ma vedremo, magari sarà la volta buona. Qualcosa in carso. E poi sì, tra l'altro un evento molto simile a questo di Itinerando, che parla di cibo e bere, no? Possiamo dirlo, è il Don't Taste Experience, con cui collaboreremo quest'anno al Don Bistrò, che sarà una domenica di giugno. Benissimo, perfetto, ma insomma avremo modo e maniera di parlarne. Prima di concludere, Luca, ricordiamo l'appuntamento di venerdì. Venerdì 19, dalle 19.30, e per chi non avesse ancora acquistato il biglietto può farlo ancora sul sito, andando sul sito di Italy, oppure sui nostri social o su Docet o su Creativa Eventi, e da là troverete il link che vi fa atterrare sul sito di Italy per comprare il ticket. Max, un tuo invito a partecipare? Ha già fatto tutto lui, è lui il padrone di casa, no? Io sai che io vado, bevo qualcosa, vado via. Venite perché c'è Max Tramontini. Ma ovviamente. Ma voi ci sarete o no? Speriamo di sì, insomma. Special guest, sì. Cambiamo, ti metto il microfono. Già venuto una volta. Ecco per quello. E posso testimoniare che è una bellissima serata. Bene, vai in via a farti un giretto almeno, dai, senza far tardi. Ringraziamo ancora una volta, presenti con noi Luca Antonini di Creativa, grazie a voi. Max Tramontini, grazie, caso di Docet, Federico De Ros per averci seguito dalla regia dietro le quinte. Un saluto a tutti e noi ci rivediamo lunedì per la ripresa trasmissioni. Buon weekend a tutti, arrivederci.